Questo è l'atto più importante di programmazione dell'Assemblea legislativa, lo dico a chi ci segue da casa. È un atto in cui si segna qual è il futuro, il profilo della Toscana. Noi in questo documento abbiamo costruito le condizioni perché un bimbo che nasce nel borgo più piccolo della Toscana possa avere gli stessi diritti, il diritto alla salute, il diritto alla formazione, il diritto allo studio. Abbiamo costruito le condizioni per tenere insieme i fondi strutturali europei per il sostegno alle nostre imprese, alla formazione, al cambiamento necessario, sia al cambiamento legato ai processi di digitalizzazione sia alla transizione ecologica. Abbiamo costruito le condizioni per nuove iniziative culturali sul nostro territorio. Questo è uno strumento che insieme al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci dà la speranza che la Toscana possa crescere. Noi non vogliamo che la Toscana sia solo una terra in cui si viva di rendita, ma una terra che permetta alle imprese, quelle più giovani, di poter crescere e competere nei mercati internazionali, a quelle più solide di costruire nuovo lavoro e nuova occupazione. Che questo lavoro sia un lavoro, come ho detto prima, sicuro, un lavoro degno, un lavoro che richiede anche, e questa è una norma nazionale, speriamo possa essere presto sostenuta anche da questo governo, di avere un salario minimo garantito. E infine la sanità. È evidente che senza maggiori trasferimenti da parte dello Stato si rischia di non poter offrire ai cittadini quello che i cittadini vogliono, una sanità di prossimità, una sanità più veloce. Quando ci sono delle emergenze, la Toscana evidentemente è la regione migliore d'Italia o una delle migliori d'Italia. Sulle chirurgie siamo tra i più avanti. Poi ci sono le questioni che toccano la vita di ciascuno di noi, le liste d'attesa, gli accessi al pronto soccorso, e qui diciamo che vogliamo investire molto nella sanità territoriale proprio per fare in modo che le liste d'attesa possano essere velocemente ridotte e gli accessi al pronto soccorso possano diminuire. Contento di come il piano regionale di sviluppo ha vissuto il suo dibattito, il confronto anche con accettazioni di emendamenti da parte della maggioranza, di quelli che sono emendamenti dell'opposizione, e di un esito che rimane un punto di riferimento per a metà legislatura e il proseguio di questa legislatura regionale. Il piano regionale di sviluppo, possiamo dire innanzitutto che è il piano regionale di sviluppo della Toscana diffusa, perché viene codificato il concetto della Toscana diffusa intesa come somma delle aree interne da un punto di vista normativo e delle aree montane, ma contemporaneamente con tutte le gradazioni che queste hanno. E questa codificazione servirà per impostare progetti, acquisire finanziamenti a questi progetti, creare associazioni fra comuni che possano valorizzare aree come il Casentino, la Lunigiana, la Garfagnana, la Maremma, la Valdichiana, che possono avere un livello di omogeneità su progetti che va oltre quello che è il livello delle province o quello che è il livello, diciamo, di ambiti che vengono istituzionalmente richiamati. La Toscana diffusa significa servizi, significa infrastrutture, significa supporto ai comuni anche con agevolazioni alle persone che andranno a viverci. Secondo luogo, infrastrutture, modernizzazione e innovazione. E devo dire che è proprio bello che venga approvato il piano regionale di sviluppo nel giorno in cui una storica infrastruttura fondamentale, non solo per la Toscana ma anche per l'Italia, va alla concreta operatività. Stamani avere la fresa che dal nome Iris penetra nel terreno di Firenze per il tunnel di 7 km che ci darà il passante di alta velocità, in qualche modo il simbolo di un lavoro che stiamo facendo, non solo sulle grandi opere come l'autostrada e la terza corsia, ma anche su quello che è il contesto delle strade regionali con un grande impegno della Regione. Sì, un sostegno forte di Italia Viva a un documento di programmazione regionale più importante, una nostra battaglia vinta, quella di fare in modo che nelle aree rurali
possono arrivare gran parte dei prossimi finanziamenti comunitari, ripartire in maniera equa in tutta la Toscana le risorse comunitarie, che sono quelle che poi determineranno linee di sviluppo, per noi è un elemento importante, un piano regionale di sviluppo che investe sulle infrastrutture, che conferma la centralità dell'aeroporto di Firenze, interventi importanti sulla Tirrenica, sulle arterie di miglioramento infrastrutturale, un piano regionale di sviluppo che punta sul lavoro, punta sull'economia diffusa, che fa delle aree interne anche un elemento importante di novità assoluta dentro il quadro della programmazione, e soprattutto i nostri emendamenti che sono stati approvati ne fanno parte in maniera integrante, da ripartizione equa delle risorse comunitarie rispetto a quelle del PNRR, ma allo stesso modo la possibilità di fare finanziare interventi per esempio per la sanità privata affiancando quella pubblica con interventi di miglioramento degli elementi informatici e non solo tecnologici delle strutture, e miglioramenti rispetto alla proposta, ai servizi e alle esigenze che i cittadini chiedono rispetto ai servizi sanitari e sociali. Quindi una risposta importante che ci ha visto convintamente sostenere questa manovra. Si tratta di uno strumento importante per quanto riguarda il futuro della Toscana e dei toscani. Due giorni di intenso dibattito dove come maggioranza siamo stati aperti anche ad ascoltare le ragioni e i contributi dati dalle minoranze. Abbiamo accolto quelli che ci sembravano utili ed integrativi della proposta che è arrivata dalla Giunta. È uno strumento che servirà per superare le criticità che sono state lasciate dalla pandemia e che sono state prodotte anche dalla guerra in termini di caro energia, in termini di inflazione, difficoltà con le quali si stanno confrontando ogni giorno le famiglie e anche le imprese. Ma sarà anche uno strumento che potrà contare per la prima volta dopo anni su delle importanti novità, vale a dire la possibilità di utilizzo delle risorse del PNRR e la possibilità di utilizzo dei fondi strutturali europei, quelli tradizionali, quelli del settennato 21-27, che però sono circa 1 miliardo in più della scorsa programmazione. Ecco, noi siamo intervenuti come gruppo del Partito Democratico sia all'atto della comunicazione prima della costruzione del piano, ma anche con emendamenti per migliorarlo e per renderlo uno strumento che serva davvero alla Toscana e ai toscani per essere una regione più moderna, una regione che sostiene le proprie imprese, ma una regione anche attenta alla coesione sociale e quindi a tutti gli aspetti sociali, perché nessuno rimanga indietro. E tutto questo all'interno di questo piano noi abbiamo lavorato perché fosse coordinato e non ci siano sovrapposizioni tra quelle che per esempio sono l'utilizzo delle risorse PNRR e quelle invece dei fondi strutturali, in maniera tale che essi risultino integrativi e vadano magari ad appannaggio di quei territori o di quei soggetti che non hanno potuto usufruire appunto delle risorse PNRR. E una particolare attenzione da questo punto di vista noi l'abbiamo voluta rivolgere alle aree interne e alla costa, perché questo piano regionale di sviluppo ci deve servire anche per superare quei gap che sono un po' storici per quanto riguarda la regione, vale a dire la possibilità di riallineare quelle che sono le condizioni della Toscana metropolitana, della Toscana più dinamica, con quella delle aree interne e della costa, che hanno delle importanti risorse che vanno aiutate ad essere valorizzate. Arriva in discussione con 2 anni e mezzo di ritardo quasi il piano regionale di sviluppo, un atto strategico per la regione toscana, un piano su cui ulteriormente la maggioranza si è nascosta perché non sono state fatte le giuste audizioni che meritava il piano regionale di sviluppo, una sola audizione durata tutto il giorno dove sono stati convocati più di 70 utenti di tipo diverso, associazioni di categoria, associazioni sindacali, mondo dell'agricoltura, mondo dell'università.
Ecco, noi abbiamo iniziato un percorso, dopo che è arrivato agli occhi dell'opposizione, della Lega e del centrodestra, di audizioni e di confronto come avrebbe dovuto invece fare la maggioranza sul piano regionale di sviluppo. Abbiamo avuto incontri con tutte le associazioni di categoria, con quei sindacati non ideologici che hanno risposto positivamente alla nostra richiesta di confronto, e abbiamo iniziato un percorso che oggi ci porta alla presentazione di più di 100 emendamenti e altrettanti anche con le altre forze di centrodestra, per andare a discutere e provare a dare dall'opposizione un nuovo volto alla Toscana. Un piano regionale di sviluppo che è datato, perché i dati di IRPET risalgono a circa 2 anni fa. Si parla ancora di una crisi pandemica in atto, si parla ancora di una crisi energetica che comunque sta arrivando anche a risanamento, appunto sul tema delle bollette, dei rincari, e invece ancora tutto risale a circa 2 anni fa. Ci sono stati degli aggiornamenti da parte del Presidente Giani, ma che non pongono l'attenzione su quelle che invece sono i punti strategici della Toscana. Si parla della sanità mettendola esclusivamente tra gli ultimi posti come priorità nel piano regionale di sviluppo, scrivendo una paginetta sulla sanità, e ricordiamo essere l'80% del bilancio della regione toscana. Non si parla e non si approfondiscono i temi delle liste d'attesa, della carenza dei medici, della carenza degli infermieri, della problematica strutturale dei pronti soccorso. Noi come Lega abbiamo fatto un tour in tutti i pronti soccorsi della Toscana, abbiamo visto come in maniera difficoltosa lavorano i nostri medici, i nostri infermieri, e di questo purtroppo nel piano regionale di sviluppo non si parla. Si fa un accenno a un disastroso piano regionale dei rifiuti che andremo, spero mai, però purtroppo, ad approvare dopo la pausa estiva, dove anche lì in maniera ideologica si toglie tutto quello che riguarda il tema appunto dei rifiuti speciali, ci si concentra esclusivamente pochissimo anche su quella che sono i rifiuti urbani, non si gestisce bene il tema della governance. Si tolgono gli inceneritori per una scelta ideologica da parte dell'assessore Monni. Poi... Io annuncio a nome dei tre gruppi e quindi del centrodestra, come ricordava bene Francesco Torselli prima, la visione è quella che noi abbiamo, una visione di Toscana diversa, e proprio per questo, perché abbiamo una visione di Toscana diversa, lunedì 31 luglio i gruppi di centrodestra incontreranno i parlamentari di centrodestra insieme ai sindaci che amministrano i comuni di centrodestra, sia sopra i 15.000 e sotto i 15.000 abitanti, per lavorare insieme a loro non al programma per le prossime elezioni amministrative, cioè le elezioni regionali, ma per lanciare la Toscana 2025. Il governo di centrodestra, partiamo da quello che i nostri sindaci hanno fatto e che stanno facendo, partiamo dal buon lavoro delle amministrazioni di centrodestra, consapevoli del lavoro che il centrodestra ha fatto in Consiglio regionale in questi 2 anni e mezzo, e consapevoli che esiste una possibilità di vincere le prossime elezioni regionali. Questa possibilità noi vogliamo giocarcela fino in fondo, ci crediamo, non solo ci crediamo, iniziamo a lavorare 2 anni e mezzo prima per farci trovare pronti, per portare all'attenzione delle donne e degli uomini della Toscana il lavoro che è stato fatto in Consiglio regionale, la visione di una Toscana diversa. Ricordava benissimo la Presidente Meini prima, penso al tema dei rifiuti, penso alla sanità, penso ai distretti industriali, penso al tema dei mari, penso al tema dei porti, penso alle infrastrutture toscane. Insieme ai sindaci, ai consiglieri regionali, ai consiglieri comunali, ai nostri dirigenti di partito, costruiremo insieme questo bellissimo percorso che ci porterà a vincere le elezioni regionali del 2025. Prima cosa da rilevare sul PRS è che si tratta di un documento fondamentale per una regione, e proprio come tale dovrebbe arrivare a inizio della legislatura. È il panorama politico all'interno del quale un'amministrazione dice di muoversi e promette di muoversi per il raggiungimento di obiettivi e risultati. Il fatto di ritrovarla a metà mandato fa capire ciò che noi sosteniamo da tempo sul Presidente Giani e sulla sua giunta, cioè che si naviga a vista.
che le iniziative dal punto di vista delle delibere ma anche delle leggi e degli stanziamenti di bilancio sono fatti sulla contingenza del momento, sull'emergenza, quindi nessuna pianificazione, nessun progetto di più ampio respiro, e addirittura siamo al paradosso che quella che dovrebbe essere un atto di modifica del PRS, cioè il DEF, o quello che perlomeno lo dovrebbe declinare o modificare, si ritrova a essere discusso nella stessa seduta di aula. E la cosa ancora più grave è che all'interno di questi documenti troviamo, con l'esclusione degli indicatori che per la prima volta appaiono in questi documenti e che da molto tempo chiediamo, l'unica differenza, dicevo, è soltanto nel fatto che vengono spostati al futuro il raggiungimento di obiettivi di cui noi sentiamo parlare dal 2015. E che tutte le responsabilità della mancata attuazione di tutto ciò che riguarda la coesione sociale, la Toscana diffusa, una sanità che sia davvero sul territorio, una lotta alla povertà, alle diseguaglianze, tutti questi obiettivi che dovevano già essere raggiunti a fine del 2020 sono stati spostati nel futuro, appunto, con degli indicatori che secondo noi sono estremamente generosi dal punto di vista, diciamo, della capacità che dovrebbe avere invece la Regione Toscana, e per il resto sono sempre gli stessi progetti triti e ritriti che fondamentalmente vengono, diciamo, riproposti con delle piccole varianti, che è quello che ci chiede l'Unione Europea, e con la speranza che il PNRR, il nuovo settennato europeo, riesca a dare soccorso. Ma soprattutto c'è un altro passaggio che dovrebbe lasciare tutti con l'amaro in bocca, che le colpe, le responsabilità per il mancato raggiungimento degli obiettivi di questa maggioranza, che è la stessa dal 1970, viene data interamente nell'analisi iniziale alle contingenze della pandemia, della guerra che si sta combattendo in Ucraina e di quelli che sono gli strascichi della crisi del 2008. Nessuna responsabilità, nessuna autocritica per quanto riguarda quello che è stato l'impoverimento della Regione Toscana, della qualità della vita dei toscani, che è stata causa anche di una cattiva gestione, di una cattiva amministrazione di tutti coloro che l'hanno gestita fino ad ora, in particolare di chi l'ha gestita negli ultimi 15 anni. Gianni sicuramente ha portato a un peggioramento con il suo modo di gestire. Questo lo dice anche la Corte dei Conti, che ha più volte anche ripreso la Giunta, la sua azione, anche per come gestiscono le partecipate, come amministrano i soldi, che sono i soldi che vengono dalle nostre tasche e sono gestiti sempre peggio. L'Italia ha ottenuto altre due piccole vittorie all'interno della modifica del testo finale del piano di sviluppo regionale. Tutte e due sono incentrate sulla Toscana diffusa, questa è una nuova nozione del nostro governatore, già non ci bastavano le aree interne, ad oggi abbiamo anche la Toscana diffusa, e il pericolo di questa definizione è quello che sostanzialmente si invitino i comuni a farne parte anziché sviluppare la Toscana affinché sostanzialmente possano essere comuni come tutti gli altri. Di fatto un emendamento va a sostegno di tutti i toscani che fanno sport agonistico ma eventualmente hanno un reddito che gli consente di poter sostenere l'attività e la pratica sportiva affinché Regione Toscana intervenga in questa direzione. L'altro è su un punto dolente che viene compreso e non compreso e riguarda uno dei pilastri del piano regionale di sviluppo, che è la digitalizzazione, ovvero lavorare all'alfabetizzazione dei toscani, cioè secondo noi dobbiamo tornare a mettere in campo investimenti fortissimi affinché i toscani, come diceva Casati dell'Insorgimento, sappiano leggere, sappiano scrivere e far di conto, in questo caso con la digitalizzazione. Inutile avere le connessioni che mancano, inutile avere l'accessibilità a internet postando tutto sulla rete, bandi, richieste. Quindi il godimento di diritti passano dal cartaceo al digitale, e poi abbiamo chi o non ha una connessione, non sa accedere e eventualmente non sa come si formula o si fa presente un bando. Una stessa storia che abbiamo già conosciuto durante la campagna vaccinale. Persone che non sapevano prenotarsi, caos totale. Questo non ha insegnato niente, noi avevamo chiesto, ma abbiamo anche ottenuto in parte, di investire in digitalizzazione per recuperare il gap generazionale e intragenerazionale che anche in Toscana sussiste tuttora nell'accedere sostanzialmente a tutti i servizi che stanno passando in rete. Sì, indubbiamente quello che riportiamo è un giudizio negativo, ma un giudizio negativo però con alcune distinzioni. Anzitutto credo che non sia ammissibile discutere di un documento che è atteso ormai da 2 anni e mezzo in totale assenza della Giunta regionale. Noi parliamo del documento principe che dovrebbe caratterizzare l'azione amministrativa, a maggior ragione in un momento in cui la Toscana
in una fase di post pandemia dovrebbe vivere con, diciamo, slancio anche quelle che sono le sfide del futuro, in particolare le sfide generazionali. Ecco, è inaccettabile per noi che un presidente di regione parli tra le 10 e le 11 di sera senza di fatto rispondere nel merito a nessuna delle censure, seppure puntuali, che sono state fatte dalla Corte dei Conti, ma anche rispetto a dei temi che sono cruciali. Noi viviamo un momento difficile, un momento in cui l'inflazione morde, in cui ci sono difficoltà per le famiglie, in cui ancora non sappiamo bene il destino di alcune realtà economiche partecipate dalla Regione Toscana. Ecco, in questo contesto sentir parlare di una Toscana che viene definita del fare, quasi in una sorta di modo quasi di snobbare il Consiglio regionale, che legittimamente, diciamo, cerca anche di riportare un po' l'attività della Giunta nell'ambito di un puntuale riferimento non solo alla programmazione ma soprattutto a ciò che diciamo dovrà essere fatto appunto per risolvere alcune vicende critiche. Ecco, io credo che questo, diciamo, denoti un atteggiamento che in qualche modo non può essere accettato.